Film schauen war für mich schon als Kind wichtig. In meiner filmischen Früherziehung hat meine Mutter eine prägende Rolle gespielt. Sie hat bestimmt, was wir schauen durften und was eben nicht. So habe ich meinen ersten Hitchcock anfangs mit 21 gesehen. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass wir zwar nicht einen Hitchcock-Film schauen durften, aber Filme von Werner Herzog kein Problem waren für meine Mutter. Meine Vermutung war, dass sie einfach den Klaus Kinski toll findet. Und so habe ich sie dann halt gefragt, wie das war mit dem Hitchcock und dem Kinski und all den Stars, die bei uns ein- und ausgegangen sind. Era proibito. Sai che non si poteva guardare film. La sera, dopo le 7:30, eravate a letto. Ma sabato si poteva guardare un po' di più. Solo il sabato. Però non mi ricordo i film. Non lo so. Ma quelli erano film che si potevano vedere come tipo Marilyn Monroe, Jack Lemmon e quelli si guardano, quelli non erano film che non erano adatti ai bambini, che si potevano guardare. E perché non avevano violenza, non avevano niente di violento dentro come i film che fanno vedere adesso. I film che fanno vedere adesso non... Una volta i film che facevano vedere la sera si poteva guardare tutta la famiglia. No, ma quelli erano tutti film che non erano aggressivi. Quello è un'altra parte, quello l'ho anche guardato qualche volta volentieri. Ne ho visto uno anche di recente, tipo La finestra sul cortile, Gli uccelli, o un film con Doris Day, che non mi ricordo, L'uomo che sapeva troppo. Però quelli i bambini non li guardavano. Non mi ricordo che li abbiano guardati. Ma perché erano troppo violenti. A parte il fatto che di violento nella finestra sul cortile non c'era niente. Però una volta si aveva l'idea che fossero troppo violenti solo perché era di Hitchcock. Qual era? Bella Renzo che ha fatto Fitzcarraldo. Fitzcarraldo con... come si chiamava? Non mi ricordo più. Ma non era violento. Dovevi solo portare la nave da un monte all'altro, da passare sopra il coso. Ma non mi sembra che fosse così violento, a parte le nervate agli schiavi. Kinski, Klaus Kinski. Flagello di Dio. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Non mi ricordo. Ma Kinski mi piaceva. Come mi piaceva quell'altro con gli occhi anche azzurri, non mi ricordo più come si chiama. I can't remember. Honest to God, I can't remember. Steve McQueen piaceva anche tantissimo, oltre a Charles Bronson, che è un mito. Il meglio di tutti poi era Frank Sinatra. Anche se non mi piacciono le canzoni. Non mi ricordo di aver guardato tanti film con Frank Sinatra. Al
assoluto, non mi ricordo neanche uno. Probabilmente non mi interessava proprio. A parte gli occhi blu. Quella che mi piaceva di più in assoluto era Ava Gardner, come donna e come attrice. E con Frank Sinatra. Quella l'ho sempre collegata a Frank Sinatra, Ava Gardner. Tell me, do you see many movies? You have never seen me before today. Never. But you have known about me. No.